posto per incontrare il consigliere regionale l'onorevole Maria Ricchiuti per discutere, per parlare della approvata legge sulle cooperative di comunità. Il consiglio regionale all'unanimità ha approvato la legge sulle cooperative di comunità. È una legge che nasce da un lavoro lungo, molto articolato, che ha seguito un confronto politico e normativo nella commissione, la sesta commissione dedicata alle politiche sociali, e che poi ha visto il contributo prezioso di tutte le associazioni maggiormente rappresentative. E quando parlo di queste associazioni mi riferisco a Conf Cooperative, Lega Coop e UNCI, che hanno dato dei suggerimenti preziosissimi, soprattutto nella fase delle audizioni. Questo perché noi non volevamo fare, la mia intenzione non era quella di replicare una legge regionale seguendo il modello di altre leggi che sono già state approvate da altre regioni sulla cooperazione di comunità, ma volevamo dare a questo strumento un'innovazione che deriva soprattutto dalla riforma del terzo settore. Quindi grazie all'apporto di queste associazioni che hanno partecipato al tavolo nazionale sulla riforma del terzo settore, siamo riusciti a mettere in campo una proposta di legge, ormai oggi finalmente legge, che guarda questo strumento in maniera moderna e come dire anche originale. Perché? Innanzitutto la cooperativa non è un modello nuovo o un modello che rompe gli schemi, è da un punto di vista giuridico una cooperativa sociale, così come disciplinata dal codice civile, con la differenza che questa cooperativa deve avere nello statuto, quindi nell'atto costitutivo, la presenza di soci fondatori e soci lavoratori residenti nel posto in cui ha sede e opera la cooperativa. Questo significa collegare l'attività della cooperativa al territorio, quindi un forte legame identitario con le proprie origini. E l'oggetto sociale della cooperativa può variare sotto varie attività e servizi, quindi dall'assistenza sociosanitaria ai servizi di mobilità, ma anche alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e enogastronomico, che rappresenta una delle eccellenze più conosciute dei nostri territori. Quello che mi prefiggo con questa legge, e che devo dire è stato raccolto come spirito, è quello di smuovere la coscienza critica civica di questi territori. Dobbiamo invertire veramente la marcia a non considerare l'intervento statale come un intervento puramente assistenzialistico. In questo caso lo Stato, che è rappresentato dalla Regione Campania, deve porre in essere le condizioni per uno sviluppo locale, ma dall'altra parte ci deve essere l'iniziativa privata che è pronta e lungimirante a raccogliere questi stimoli. Perché? Perché la Regione con questa legge mette in campo un finanziamento, la legge ha una copertura finanziaria di un contributo di 500.000 euro proprio per partire come start-up, per accompagnare e finanziare dei progetti di cooperazione di comunità che sono legati, come dicevo prima, al territorio, ma soprattutto mirano queste cooperative, così come sono state già avviate in altre regioni. Noi abbiamo esempi virtuosi di cooperative di comunità in altre regioni che sono servite per combattere lo spopolamento delle aree più marginali, delle aree più svantaggiate, dare opportunità di occupazione e di lavoro e anche rimettersi in gioco, cioè per i territori, avere una visione diversa. E allora questa è la mia aspettativa. Sicuramente non credo di risolvere con questa legge il problema dello spopolamento o la mancanza di risorse o la scarsità di lavoro delle nostre aree, però spero che venga raccolta questa opportunità, un'opportunità che, ripeto, è rivolta soprattutto ai giovani che hanno voglia di restare, o meglio, come dico sempre, resistere al Sud, che è la sfida più grande e anche quella più ambiziosa, da un punto di vista non tanto sociale quanto culturale.